Amici, Antonio Baldes. Ecco che fine ha fatto. Sicuramente in tanti ricordano il ballerino Antonio Baldes. Quest'ultimo fu protagonista della prima edizione di Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, e proprio per questo motivo entrò in maniera particolare nel cuore del pubblico. Insieme al vincitore Dennis Fantina e agli altri concorrenti, Antonio raggiunse la finale del programma. Come ha sempre raccontato, il suo grande sogno era la danza, oltre che il mondo dello spettacolo in generale. Alla fine non è riuscito a trionfare, ma ovviamente il talent show è stato per lui un trampolino di lancio per inserirsi nel mondo a cui tanto ambiva. Durante il suo percorso nel talent, Antonio Baldes intraprese anche una relazione con Claudia Mannoni, che poi proseguì fino al 2009. I due erano molto uniti e conquistarono il cuore del pubblico, che iniziò a fare il tifo per loro. Ad oggi ovviamente i due non stanno più insieme, mentre Baldes non appare più in televisione da tempo. I tanti fan e coloro che lo ricordano si sono chiesti che cosa stia facendo e se sia riuscito a realizzare il suo sogno di diventare un volto noto del mondo dello spettacolo. Antonio Baldes ha partecipato ad Amici ormai tantissimi anni fa, ed in tanti si chiedono quale piega abbia preso il suo percorso nel frattempo. Antonio ha preso parte ad altre trasmissioni televisive nel corso di questo tempo, come I migliori anni o Ti lascio una canzone. Il ballerino è stato anche al centro di svariati musical, come Lungomare di Alex Britti e Maurizio Costanzo. Antonio ha anche deciso di dedicarsi alla recitazione e al mondo dello spettacolo, come aveva già anticipato durante la sua partecipazione al talent. Ha partecipato al film Questo piccolo grande amore e poi alla serie televisiva La nuova squadra. Antonio Baldes, ad ogni modo, non ha nemmeno abbandonato la danza. Infatti ha aperto una scuola che si dedica proprio al ballo, insieme alla sua attuale compagna. A Caserta ha avviato un'altra attività che non c'entra con le altre sue passioni, ed è infatti un'enobirreria. Su Instagram è possibile seguire Baldes e vedere anche le sue foto aggiornate. In questi anni, quindi, il ballerino è riuscito a realizzare i suoi principali obiettivi lavorando per il cinema, la televisione, ma anche mettendo a frutto la passione per la danza. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Antonio Baldes e sapevate gli sviluppi della sua carriera, oppure no? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti!